Il tuo CD, Porno contro amore, diciamo è quasi un esercizio liberatorio. Hai parlato liberamente, con molta onestà, di tutto. Ti posso chiedere quanto è stato difficile e quanto ci hai pensato a fare un CD così? Beh, non è stato difficile, ci ho pensato tanto, ma non perché fosse una roba difficile, perché mi convincessi di fare un nuovo disco proprio, perché visto le poche chance che ci sono, soprattutto radiofoniche, per promozionare nuove canzoni, visto la misera ormai fetta di persone che comprano i CD, che tutti li scaricano. Cioè, quindi un uomo che come me pensato, ma che me lo va a fare? Dico, va a fare un disco per fare che? Per perdere tempo, non si guadagna niente. Io devo essere anche concreto, un po', sai, c'ho una famiglia larga da mantenere. Che in quel senso ci ho pensato. Però poi, piano piano, siccome ho avuto persone intorno, tipo Fabrizio Vanni, che è il produttore artistico, Umberto Chiaramonte, il mio manager, che mi hanno aiutato a crederci, perché stavano nascendo canzoni importanti. Allora la loro convinzione mi ha trascinato verso poi un'applicazione in questo lavoro pazzesca. E che in quel senso è stato difficile, ma poi gli ultimi mesi sono stati straordinari perché ho capito che stava nascendo un prodotto importante, vero, genuino, e allora mi sono di nuovo innamorato, come ai vecchi tempi. Quindi quasi parlare di te stesso è stata la parte più semplice del processo. Sì, quello sì, no, sì, assolutamente, perché io non ho problemi di imparare come te, sabito, sono così sfrontato, anche un po' spavaldo, che non mi fa fatica a difendere anche i miei difetti, anche perché, ripeto, l'ho detto anche in conferenza stampa, poi devo fare i conti con quel complesso famoso, capito, che di superiorità, che mi consente di dire tutto senza problemi, e perché quello è il grave problema poi all'ultimo, quindi su quello non ho problemi. Ma allora magari avercelo tutti sto complesso di superiorità, no? Farebbe Sì, bene. ma sai, sembrerebbe essere equilibrati in tutto, perché poi ognuno deve fare i conti proprio nella propria terra di nessuno, come gli americani la chiamano la no man's land, con le proprie angosce e con i propri segreti, insomma, lì tutti quanti. Non c'è una via, c'è un percorso nella vita, non c'è un momento in cui tu dici, ecco, ora sto sereno, sarò sempre sereno. Quella è solo la morte. Senti, parli di sesso, il gioco d'azzardo, di un sacco di tappe della tua vita di cui si è parlato tantissimo, però come hai detto in conferenza, alla fine il messaggio è quasi positivo perché tu ne sei uscito e ne sei uscito più forte da adesso. Toglierei il quasi, toglierei il quasi, è positivo. E senza mettersi in nessun piedistallo, direi che è anche didattico, non solo positivo, ma è un insegnamento vero. Perché voi non vi rendete conto quanta gente c'è in giro che passa le notti ormai a masturbarsi di fronte a film pornografici in maniera compulsiva, di robe che fanno le persone, ma guardarsi intorno, insomma, ma anche la chiesa, quanti scheletri nell'armadio c'hanno, quanta gente irrisolta c'è sessualmente, quanta gente c'è rovinata dalle slot machine, dal gioco d'azzardo, quanta gente c'è. Insomma, ragazzi, quindi io credo che vedere questa gente che poi quando si sentono delle merde, perché poi lo sanno, sentono il vuoto e non hanno punti di riferimento risolti. Io sono quello, non a parole, a fatti, perché io veramente ho svoltato a fatti e quindi vuol dire che ci si può fare. Eh sì, se ci sono i Tutto fatti che lo dimostrano, qui. poi. Quanto è stato difficile e cosa ti ha aiutato soprattutto in questo processo di risoluzione, diciamo? Ma è difficile arrivare a poterlo raccontare perché appunto le insidie anche fisiche, i malanni sono dietro l'angolo, perché tu quando poi soffri, quando poi ti rischi anche di ammalarti, il fatto che io non mi sia almeno ad oggi mai seriamente ammalato mi ha consentito di essere qui a raccontarlo. E la difficoltà sta poi durante il percorso nel fare i conti con le persone che ti circondano. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia, persone che mi hanno aiutato, che hanno creduto in me e che mi hanno voluto bene, nel senso, perché anche tu pensa per i figli, sono dei figli grandi, senti dire il babbo che racconta queste storie, il babbo che si è rovinato, il babbo che ha fatto esperienze sessuali estreme, queste cose un po' squallide, perché se raccontate hanno un sapore, ma se scritte poi vergate, poi capito? Dice, allora io sono stato, ho avuto un'esperienza, mamma mia, mamma, 83 anni, il mio figliolo, capito? Quindi è devastante sta cosa, capito? Per loro. E
continuare a volere bene a un uomo così vuol dire che proprio veramente ci credi alla sua sincerità, ci credi alla sua redenzione, ci credi al suo raggiungimento di un equilibrio. Quindi lo considero un percorso quasi buddistico, quasi da Siddhartha, per cui tu dici, arrivi a dire, magari ce ne fossero di persone risolte anche in politica, anche ai vertici, che non hanno più compulsioni, che non desiderano soldi, che non desiderano sesso e sono lì solamente per fare del bene. Io potrei fare, l'ho detto bene, ti è piaciuto? Molto. Hai parlato di te a 360 gradi, non a caso hai detto che sarà il tuo ultimo album, però tu sei in tournée, quindi come sarà il tuo rapporto con la musica da adesso in poi? Bellissimo, perché canterò le mie vecchie canzoni, le mie nuove canzoni e magari anche le canzoni di Battisti, di Tenco, di André, che mi piacciono molto e che io canto ogni tanto nei miei spettacoli. Quindi il rapporto con la musica non finirà mai. È finito il rapporto con la musica inedita. Ok. Quello si è chiuso. E invece la TV è un futuro in cui ti vedi? Penso di sì, fare qualcosa anche lì con molta parsimonia, anche perché non è, a un certo punto bisogna andare anche in pensione. Riposarsi un po', ci sta, ci sta, c'è gente a cui pensare, a cui dedicare. Va bene, grazie mille allora. Figurati, ciao.